sono felicissimo che questo sia accaduto, perché se l'arte diventa un trade union tra queste cose, penso che abbiamo raggiunto un obiettivo stupendo. E è un po' anche questa la forma d'arte che io preferisco, quella di poter unire le cose, creare dei mondi, non dico perfetti, ma belli, armoniosi e che abbiano un possibile futuro senza drammi e senza troppi casini. Come nasce, maestro, questa idea, questa interazione con tra Italia e Perù, questo matrimonio, diciamo, artistico e non solo? Ok, un'associazione culturale peruviana di Milano ha visto delle mie mostre che avevo fatto come personali a Milano e mi hanno chiesto di interpretare la possibilità e le professioni dei peruviani che lavorano in Italia. Mi sembrava anche carino che questa etnia così presente fosse fotografata in una forma artistica, qualcosa che non avesse sempre il sapore del reportage puro e crudo, ma un'interpretazione su ogni singolo personaggio, su una singola professione, ricostruendogli un set. Io arrivo dalla fotografia di moda, di ritratto, di pubblicità, e quindi trasporre questa mia esperienza su un reportage, chiamiamolo ricco. Due etnie si incontrano e creano una terza cosa. Allora, abbiamo scelto una gamma vastissima di professionalità, dagli infermieri, che sono una corporazione quasi a Milano, enorme, di gente che lavora e studiano per 7 anni per poter raggiungere questa professione, passando per pittori, architetti. C'è anche l'aspetto medico, che ho visto che è anche filmato, cioè anche ecco, frizzato, fotografato, momenti così un po' difficili. Bravissimo. La parentesi di Christian Perez, che è l'anestesista che vive qua a Bologna, ci ha fatto capire quanto importante è l'aspetto medicale, medico, infermieristico di questo momento, tra l'altro con la pandemia in corso. E ci siamo resi conto del loro apporto fondamentale per questo momento, e la comunità peruviana è presente nei nostri ospedali massicciamente, e è stata una sorta di scoop giornalistico da quello che mi concerne. Quindi linguaggi che si incrociano. Bravissimo. Le due, esatto, linguaggi che si incrociano e creano una forma nuova, è una ricchezza, una fonte di ricchezza per noi questa, secondo me, e va documentata. Allora, messo così in una tenda da campo in questo modo, mi sembrava una bella foto personale, molto introspettiva. Ecco, però la cosa che mi ha colpito di questo è che questo è un piccolo ospedale da campo, messo dentro una situazione tremenda, cioè guerra, e loro in questo spazio così ridotto e piccolo riescono a ricreare le condizioni di un vero ospedale e quindi salvare vite. Cioè, e quando tu ci sei dentro e vedi questo pallone e dici, ma poi voi riuscite a salvare un'operazione, aprire un cuore, tirar fuori un proiettile attraverso un piccolo un pallone gonfiato, si chiamano posto medico avanzato, PMA, e sono lugares che si possono aprire immediatamente con l'aiuto del compressore d'aire, se realizza un ospedale di campo. Concludo dicendo che, ripeto, sono troppo felice per questa cosa, ringrazio tutti di essere venuti e basta, grazie mille.